Io posso fare una domanda al mio collega, perché è un po' di giorni che assisto a questi eventi, no, commemorativi, e ho sentito parlare di resilienza in modo diverso da quanto io immaginavo potesse essere. Perché per noi la resilienza vuol dire essere resistenti ed elastici. Invece qualcuno ha dato un'interpretazione diversa, no, che deriva dal latino che vuol dire salire sull'imbarcazione un po' per salvarsi, per essere traghettati. Oggi ho visto ancora, forse un altro, ho sentito di un altro significato, ancora forse più profondo. Allora volevo chiederti, visto che tu sei teorico, noi siamo un po' i peones, no, della psicologia. Abbiamo le Grande mani per in pasta, ci concludere. lavoriamo e quindi, visto che abbiamo la possibilità di avere un professore universitario, se tu riesci a illuminarci un po' di più su cosa si intende un po' per resilienza? Devo passare questo oggetto. Tutto passo? Ok, Anche questo. vabbè, ma non penso che sia necessario adesso fare tutto questo. Comunque, il termine resilienza in effetti è un termine, anche i teorici devo dire che sono un po' confusi, nel senso che è un termine come quello di stress che nasce dall'ingegneria e dalla meccanica, e che è stato poi esteso alle scienze biologiche e poi alle scienze psicologiche, alle scienze sociali recentemente. Alcuni poi parlano, resilienza deriva penso dal latino resilio che significa rimbalzare, quindi l'idea appunto è la capacità di assorbire gli urti, la capacità appunto di adattarsi di fronte ad una difficoltà in senso psicologico. La definizione più univoca che si trova in ambito psicologico di resilienza è appunto la capacità di adattarsi, di trasformarsi in modo positivo a fronte di un evento avverso e quindi di un fattore di rischio per la salute mentale individuale. Questa è un po' la definizione forse più condivisa di resilienza in ambito psicologico. Tuttavia il termine resilienza, in effetti, quando una parola diventa popolare, poi anche il campo semantico a volte si allarga, perché alcuni parlano di resilienza non solo a livello individuale, ma a livello appunto organizzativo, sociale, di comunità. E alcuni parlano di resilienza post-evento, ma alcuni parlano di resilienza pre-evento, cioè la resilienza come capacità di assorbire o di adattarsi ad un evento che però non è ancora accaduto. Quindi in effetti gli equivoci ci sono. Io ho partecipato ad un convegno appunto sulla resilienza che si è tenuto in Francia un po' di anni fa, in cui parlavamo del concetto di resilienza anche da molteplici prospettive, e ci avevano chiesto un giorno di portare un oggetto che secondo noi simboleggiava la resilienza, e mi ricordo che molti eravamo giunti con appunto mi ricordo, una persona era arrivata con un elastico, e in effetti condividevamo molto l'idea di questa simbologia, cioè la resilienza appunto è la capacità di assorbire questa tensione senza rompersi, cioè l'elastico si tira fino a un certo punto, ma poi si rompe, mentre può tollerare questo sforzo e ripristinare la forma originaria, quindi l'idea della resilienza in ambito psicologico più condivisa è un po' questa, quindi la capacità di perlomeno, non dico ripristinare la forma originaria, però comunque assorbire un urto e trasformarsi non in senso negativo, ma in senso positivo a seguito di un evento difficile, un evento potenzialmente traumatico. Quindi questo è un po' il dibattito che c'è in letteratura. Faccio parte appunto Di del psicologia per i gruppo popoli? psicologico dell'emergenza, sia anche di psicologia per i popoli. Rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato oggi, lei che come collega. Stavo pensando mentre parlavate che la teoria a volte è un pochino poi diversa, no, rispetto alla pratica. Non so, poi nel mio caso adesso come nucleo psicologico dell'emergenza ci occupiamo di soprattutto microemergenze, per cui forse le cose di cui si è parlato oggi, chiaramente visto il tema della serata, riguardano soprattutto maxi emergenze. E quindi poi
poi effettivamente avendo a che fare invece con nuclei più ristretti o con persone singole, le situazioni sono poi molto diverse. Mm-hmm. Cioè tipo eventi, diciamo, più frequenti, però non eccezionali come il disastro. Sì, esatto, sì, sì, sì. Come c'è magari possono essere... ad esempio su... incidenti. Sì, incidenti, situazioni di persone, non so, tentativi di suicidio, situazioni che destabilizzano i nuclei, ma più piccoli, ad esempio nuclei familiari oppure persone singole. Certo. Io volevo fare, sentendoti parlare, un'altra osservazione. Per l'esperienza che ho avuto io durante le catastrofi, perché siamo stati chiamati per il rogo del Bianco, per l'alluvione, per delle valanghe catastrofiche, per il numero di morti, e lavorando nel nucleo anche nella microemergenza, cosa accomuna secondo me, partendo dal presupposto, no, dell'essere un soccorritore, è la sofferenza, cioè che molto spesso riuscire a stare distanti il giusto dalla situazione traumatica è una delle cose più difficili da realizzare, perché sia la microemergenza come la maxiemergenza, quasi per paradosso la maxiemergenza ti permette di elaborare meglio perché si è in tanti, c'è questa dimensione, no, come diceva, pedagogica del gruppo, e quasi riesci a superarla meglio. Sì. Invece nelle situazioni individuali dove sei tu da solo con un disastro familiare, per esempio, no? La morte di un bambino, oppure la morte di un soccorritore, quindi con un altro disastro gruppale relativo ai soccorritori, si fa molta più a fatica a elaborare la sofferenza come soccorritori. Noi psicologi riusciamo a parlarne un po', ma neanche poi così tanto, e notiamo che con i soccorritori, diciamo tra virgolette quelli veri, cioè i soccorritori del 118, dei Vigili del Fuoco, credo ancora più fatica riescono a sentirla la sofferenza, in genere ti tenta di non metterla da parte per poter andare anche oltre. Sì, no, a questo punto è interessante, ma mi rilasso perché ho molto apprezzato questo concetto di giusta vicinanza che anche noi spesso abbiamo utilizzato, perché è proprio questo equilibrio che il soccorritore deve trovare tra, come dire, empatia e medesimazione nell'altro e nello stesso tempo mantenimento del ruolo e capacità, come dire, di comprendere la situazione comunque dal di fuori, insomma. E questa idea, come dire, di immedesimarsi senza farsi travolgere dalla sofferenza altrui è sicuramente un equilibrio estremamente delicato, difficile da trovare, ma nello stesso tempo cruciale nella relazione di aiuto. Noi ad esempio abbiamo affrontato questo tema quando abbiamo fatto un intervento di formazione degli operatori nella medici e operatori di polizia nella comunicazione delle cattive notizie, e uno dei temi era questo, nel senso, appunto, in che misura condividere appunto la sofferenza che inevitabilmente una cattiva notizia procura in un interlocutore, ma nello stesso tempo essere una persona con una certa dose di autocontrollo per poter in qualche maniera comunicare sicurezza, padronanza della situazione all'interlocutore in una situazione di shock e di dolore acuto.